Bella a tutti ragazzi, benvenuti su Mighty Mars. Allora, siamo di nuovo qui su Pokestar, ancora una volta. Allora, oggi io volevo parlarvi un po' di una cosa molto molto interessante e anche molto molto importante, soprattutto per chi è proprio inizia le prime armi. Anche se io poi vi ripeto, non sono un esperto, lo ripeto in tutti i video, quindi prendete tutto quello che dico un poco con le pinze, perché non sono e non mi sento assolutamente un esperto, anzi non imparo veramente tanto. Io sono un giocatore occasionale, quindi che magari sì, ha fatto qualche torneo dal vivo, ha fatto qualche un annetto di poker o due se l'è fatto, però sempre rimanendo ai micro limiti, che sono i tavoli proprio quelli da principiante, diciamo. E anche perché ricordatevi, col poker io consiglio di giocare ai tavoli di poker online, perché secondo me è una bella esperienza, però va fatto molto molto con moderazione. Il poker è come se fosse un bicchiere di vino. Un bicchiere al giorno a tavola non fa male, una bottiglia di vino tutti i giorni mi manda all'ospedale. Questo è il poker. Il poker va preso con filosofia, con cautela, perché può essere un bel divertimento come può essere la rovina. Quindi ragazzi, occhio, questo ve lo consiglio. Se sapete di essere persone che non avete disciplina, non è che abbia tanta disciplina, però diciamo, siccome quando si parla di soldi, poi l'elemento che io sto affrontando è il cash game. Quindi il cash game, questi non sono fish, sono soldi reali, cioè noi stiamo giocando 4,93 euro veri, non sono fish. Quindi questo non è un torneo che io metto un euro e mi dà 10.000 fish e poi quando l'ho perso ho perso un euro. Questo è cash game. Quindi cash game, cos'è il cash game diverso a un torneo, a un sit and go? Che praticamente sono soldi reali, il margine di guadagno orario è molto alto, perché comunque io in 5 minuti, in un minuto, in 2 minuti, in una mano posso raddoppiare il mio stack. Cioè io posso entrare, trovo la mano fortunato, trovo quello che ha 5 euro, ha uno stack di 5 euro come me, cioè altri 5 euro dietro, full stack, e mi viene dietro fino in fondo. In un minuto, in una mano, appena entro mi becco 5 euro e sono 5 euro miei vinti. E io posso staccare subito, alzarmi dal tavolo, andare via e tenermi 5 euro fatti in un minuto. Questo è il cash game. Quindi la monetizzazione, diciamo, la percentuale di monetizzazione oraria del cash game è molto alto. Il problema è che è molto alta anche la probabilità di perdere questi soldi, perché chiaramente per chi vince poi c'è anche uno che perde, quindi bisogna stare un po' attenti. Oggi comunque, diciamo, chiudendo un po' questo preambolo, io oggi volevo parlare del bankroll. Cos'è il bankroll? Allora, praticamente il bankroll è quello che sono i soldi che voi mettete ancora prima di entrare ai tavoli. Esempio, entrate in una poker room e vi iscrivete e dovete versare un tot di soldi per iniziare a giocare. Quello è il vostro bankroll. E la cosa, questa è una delle cose più importanti del poker, perché da questo dipenderà tutto il vostro iter nel poker. E cos'è la cosa importante da sapere? Tanto qua si rilancia passer, non mi interessa per il momento di fregare i bui. Allora, cos'è una cosa importante da sapere? Noi dobbiamo entrare ai tavoli da poker sapendo che il poker si gioca nel lungo periodo. Nel senso, se voi fate 10 mani, giocate qualsiasi carta, in 10 mani le vincete tutte e 10, non le avete vinte perché siete forti, ma le avete vinte perché
nella casistica, perché nel poker in realtà non si parla di fortuna, la possiamo chiamare fortuna, però in realtà è una casistica, cioè una percentuale di volte che un determinato evento può accadere. Esempio, io gioco 5-3, vado all-in. In questo caso fallo, vado all-in, lui va all-in, c'ha asso asso, ma io lo batto con 5-3 perché faccio doppio, perché faccio colore, perché faccio scala. Questo nel lungo periodo, se io lo gioco molte volte nel lungo periodo, che possiamo rilanciare, se io gioco molte volte nel lungo periodo non andrò a vincere, perché ci sarà molte molte più probabilità che asso asso vinca rispetto a un 5-3 o che sia jack jack, o che sia donna donna, o che sia kk. Chiaramente asso asso è più forte, quindi ha più probabilità di vincere nel lungo periodo. Nel breve periodo può darsi che un 5-3 vinca su un asso asso, perché la casistica ha voluto così. Quindi il poker va visto nel lungo periodo, vanno fatti i calcoli nel lungo periodo. Non è che se una volta vi vince 5-3 allora dai, giochiamo sempre 5-3 perché tanto ci vincono. No, così andate rovinati, perché una volta lo vincete, 10 volte lo perdete, 100 volte lo perdete. Quindi il poker va a percentuale. E anche il vostro bankroll dovete guardarlo sotto forma di percentuale, nel senso si dovrebbe, regola, poi chiaramente ci sono anche su internet tanti articoli che parlano di questo, non è che vi sto svelando i segreti di Fatima, cioè sono cose che si trovano benissimo su internet, anzi vi posso anche lasciare un link in descrizione su quello che vi sto dicendo oggi. Ripreso da IntelliPoker, che è una sezione di PokerStars proprio che insegna un pochino a giocare, vi dà le prime regole, è una cosa molto molto carina, ti consiglio. E insomma, è praticamente si consiglia di più o meno per i principianti giocarsi un 2% del bankroll, una cosa che anch'io consiglio perché è giusta. 2% del background, quindi se voi per esempio entrate con 100 euro non vi andate a fuori i tavoli 10 euro, nel senso che voi entrate al tavolo e il vostro stack è di 10 euro. Qui sono in 8-8, qui sono in posizione UTG, cioè ultima posizione. Non è una posizione buona, però io rilancio abbondante, perché io più sono arretrato non sto rilanciando per carte ma sto rilanciando per posizione. Siccome non voglio che ne entrano tutti, vorrei che ne entrasse uno solo, massimo due già è troppo. Lui potrebbe fare un raise. Ok, questa è una mano molto brutta per me, perché molto probabilmente sono sotto e io cerco di fare un semi bluff. Lui ha chiamato, molto probabilmente qualcosa ha agganciato, perché sennò avrebbe foldato. Io qui cerco, per me è finito qui il bluff. Lui punta 70, sicuramente qualcosa ha preso. E qui ci sono troppe carte che mi battono, perché anche qua, cosa batto io e cosa lui potrebbe avere? Io batto solamente un 6, tutto il resto mi batte, quindi foldiamo. Ha preso un bel po', però io il bluff, il rilancio lo dovevo fare. Poi UTG, volendo, siccome essendo l'ultima posizione, si poteva anche follare, eh? No, tutto, non sarebbe stato una cosa brutta. Si può sia rilanciare, bisogna qui vedere un po' i giocatori, che indole hanno i giocatori, perché le carte vanno giocate anche secondo l'indole dei giocatori che abbiamo al tavolo. E io ora non ho avuto il tempo di vedere ancora che giocatori sono, perché schiacchierando con voi chiaramente, però si poteva anche foldare, non era sbagliato. Io ho deciso di giocarlo, poi chiaramente ho utilizzato una scary card al flop, che poteva essere un K o il jack, puntando in semi bluff perché comunque avevo una coppia di 8, non ero totalmente un bluff. Qui rilanciamo 15 perché sono da bottone e vedete che è bastato, non serviva rilanciare di più. Ok, allora ritornando al discorso del bankroll, allora è consigliabile giocarsi il 2% del bankroll. Cosa significa questo? Significa che se io mi metto a sedere ai tavoli 100 euro, non posso andarmi a giocare
un tavolo da 10 euro, cioè con uno stack da 10 euro, cioè che io entro al tavolo e ho qui come stack, questo è lo stack, 10 euro. Perché? Cosa significa? Che se mi capitano delle mani brutte dove vado lean e bastano 10 mani brutte lean che io perdo, oppure basta un... che fold, non mi interessa giocare da sotto, basta anche un anche se uno non va sempre lean, però piano piano si perde rapidamente, vedete sono già a 4,30€ e ho giocato praticamente una mano sola, quindi vedete come facciamo presto ad andare giù, eh? E quindi se voi giocate praticamente un tavolo dove avete 100 euro di bankroll e vi giocate 10 euro di stack, voi praticamente in 10 stack avete perso tutti i soldi e nell'arco del lungo, cioè non avrete nemmeno il lungo periodo da giocare perché li perderete praticamente subito. Noi con 100 euro giocarci il 2% significa che noi con 100 euro andiamo a fare i tavoli 1-2 centesimi, perché i tavoli si vedono in bit blind, questa è la scala, in bit blind e small blind, quindi sono tavoli da 2 euro, quindi con 100 euro vi andate a fare i microliti, i primi microliti che trovate da 2 euro con 100 euro sono giusti, perché vi state giocando esattamente il 2% del vostro bankroll. Giocare il 2% del vostro bankroll cosa significa? Che voi vi potete permettere di perdere, di sbagliare, di fare cavolate, di avere un periodo sfortunato, perché capitano e come se capitano. Anche se una persona gioca bene, gioca con un range di mani equilibrato, gioca senza sbagliare, gioca carte selezionate, gioca solamente quando al punto, può benissimo perderle tutte. Io posso giocarmi asso asso e perdere con jack 10, perché che fa doppia, fa tris, fa scala, fa colore. Non è che asso asso kk solitamente si va all in, perché sono le prime due carte più forti del poker, però sono le prime due, cioè a pre-flop sono le carte più forti, le due carte più forti pre-flop, però poi dopo c'è un flop, c'è un turn e c'è un river e lì può succedere di punto, può succedere di tutto, può tenere il punto fino alla fine ma può anche non tenere, quindi capite che si chiama varianza questa cosa qua, cioè la varianza sarebbe quell'aspetto che può andare in positivo o in negativo nonostante voi giocate bene. Chiaramente nel lungo periodo, ecco si ritorna al lungo periodo, nel lungo periodo se voi siete, avete la, diciamo, la prevalenza a giocare le carte migliori, a giocare in un determinato modo, per esempio a me Jack e Donna sono due carte che mi piacciono soprattutto, non tanto per Jack e Donna ma soprattutto perché sono treated, quindi apre uno spread, apre comunque, si amplia qua il discorso che può fare colore, può fare scala, può fare una doppia, però essendo TG sono carte che io non mi sento di giocare perché è la posizione brutta, perché se avessi rilanciato almeno due persone sarebbero entrate con Jack e Donna, non si è messo molto bene, anche perché se becchi un Jack che sicuramente non ti senti sicuro, se becchi una donna sicuramente non ti senti sicuro, io qui mi sentirei sicuro nemmeno con un colore, perché lui potrebbe avere asso di cuori e tre di cuori, esempio, come vedete non è uscito niente, poi anche se usciva qualcosa non era una carta da giocare in questa posizione, comunque vedete lui gioca K2, ha fatto doppia, però K2 non è perché uno fa doppia una volta, sono carte, allora si gioca sempre K2 perché o ci ho vinto una volta. Questo per esempio è un giocatore che gioca qualsiasi cosa e quindi sarà un call station, una persona che vedete, segue sempre lui. Hanno puntato 20, allora anche lui punta 20, se avessero puntato 30 lui avrebbe messo 30. Io invece faccio un bel fold. E questo è un tipo di giocatore che il suo range di mani è... non è un range di mani, cioè il suo range di mani sono tutte le carte, quindi è un giocatore da cui si può estrarre molti soldi, è però un giocatore che allo stesso tempo bisogna fare attenzione perché lui, poi bisogna vedere se è così,
Vedete, lui con donna ha preso. Bisogna vedere che lui potrebbe essere un giocatore che K3 lo gioca allo stesso modo di KK. Quindi, però, KK quante probabilità ci saranno nell'arco di... Qui potrei mettere anche 3. Qui chiamo le potose. Praticamente io devo mettere te per un piatto di 20. Quindi, qui magari mi conviene vedere un flop perché abbiamo un piatto anzi di 19. Mettendo solamente, ho messo 3. Quindi magari se mi usciva un asso io potevo andare avanti. Adesso non mi è uscito niente, anche se queste due carte sono deboli perché c'è l'asso, ma c'è un kicker bassissimo. Quindi, anzi, vi consiglio io, quando vi capitano queste carte, se non sapete bene come gestire il dopo, se siete persone indole, basta che becco l'asso, ci metto tutto lo stack, foldatele. Preflop queste carte qua, perché vi rovineranno sempre, perché sicuramente non c'è solo l'asso che vince al tavolo da poker, ma ci sono anche tante altre combinazioni. La coppia di asso non è imbattibile, specialmente con un kicker così basso, perché troverete chi ha asso jack, troverete chi ha doppia, troverete chi ha full, ne potete trovare di tutte. Allora, qui ho 7-2, io qui se lui non aveva messo 5 io rilanciavo per la posizione, non per le carte. Però lui ha messo, e poi con un giocatore così sicuramente, vedete, lui ha rilanciato 20, lui ha fatto call instant. Però ha messo 5, attenzione, quindi ha già messo 5, potrebbe essere per lui una forma, potrebbe già essere un'aggressività. Vediamo un po' se non così le cosa. Niente, ha foldato, niente, si è visto le carte, ha pagato per poi foldare. Niente, ok. Allora, ritornando al discorso, perché poi mi perdo, il bankroll, come dicevo, è bene giocarsi tipo il 2, massimo 5%, io preferisco il 2. Io quanto ho su PokéStar, ho, mi sembra, 300 euro, più o meno. Praticamente 300 euro sto facendo i tavoli da 5 euro. Potrei anche andarmi a fare i tavoli da 10 euro. Però non mi sento per il momento, siccome io non sto giocando spesso, sto giocando solamente quando faccio i video con voi. Quindi sto giocando abbastanza di rado. E quindi non mi sento sicuro a fare i tavoli da 10. Mi sento più sicuro qua. Però per il mio bankroll che ho io potrei anche andarci benissimo. E in un lungo periodo, anche se avessi dei periodi sfortunati, il mio bankroll non ne risentirebbe, perché comunque sono messo abbastanza bene. E questa è una cosa molto molto importante. Io, ragazzi, delle volte seguendo il discorso del bankroll, io delle volte mettendo 100 euro come bankroll iniziale ci ho giocato un paio d'anni con questi 100 euro, cioè senza mai rimettere più soldi dentro, perché questo bankroll vi salva. E a me è capitato, io quando giocavo veramente, che seguivo le lezioni, perché ci sono anche dei corsi online di poker dove ci ho messo in insegna, leggevo libri, facevo i tornei dal vivo, insomma mi ci impegnavo abbastanza. Comunque capitavano. E sicuramente giocavo anche meglio che di ora, perché poi le cose si ricordano, però poi ci vuole la pratica. E mi ricordo che capitavano dei lunghi periodi dove io, anche se giocavo alla stessa maniera, le perdevo di ogni. Ma io perdevo, io mi ricordo, ho perso di quegli stack con full, dove io mi sentivo... Vediamo. Quindi ho perso di quelle cose, ho avuto di quei periodi, di quei mesi, dove io, pur giocando, non giocando male, giocando sicuramente meglio di chi mi batteva, ragazzi, non c'era verso, KK, asso, donna, full, tris. L'unico che non mi hanno mai battuto è il poker, quello, ne avrò fatti due nella vita. Non me l'hanno battuti. Poi tutto il resto, però non si campa di poker, perché avrò giocato due anni, in due anni mi sarà arrivato due volte, quindi. E quindi, ragazzi, capitano. E se
giocate, se vi giocate il 2% del back roll, anche se è stato un mese che avete perdite continue, lui è rilanciato a 10, essendo un call station, potete chiamare. Ma io sono curioso di vedere cosa fa. Io ho preso l'asso, lui punta 5, questo 5 mi dice che non ha niente. Io punto 15. Niente. Ok, io pensavo che il puntare 10 centesimi fosse già un gesto di aggressione, quindi avesse tipo niente. No, era niente. Ok. Perché solitamente un call station, già il fatto che mette un 10 centesimi al tavolo è già... Mamma mia. E quindi ragazzi, come vi dicevo, il bankroll è molto, è la base del poker. Se rispettate questa regola, che è semplice alla fine, basta non farsi invogliare. Ecco, qui abbiamo UTG Ace Jack, che non è una carta malvagia, però siamo in posizione bruttarella. Io rilancerei 25. Non per le carte, ma per la posizione. Anche Asso Jack, quante stack ho perso con Asso Jack. Sembra una carta forte, ma io ne ho perse veramente tante. Perché ho sempre Asso Donna, Asso K e di tutto e di più. Questo che fa ci pensa? Ho rilanciato più alto. Perché allora 9 10 Jack. Allora questa è una mano pericolosa perché io ho comunque il Jack, però lui potrebbe beccarsi la scala. Potrebbe avere il 9 che puntiamo mezzo piatto. Vediamo un po'. Mi sta chiamando, io doppia, però io pure adesso è battuto qua. Ho paura di essere battuto perché lui sicuramente ha fatto, sono convinto, ha fatto scala. Io provo a fare un check, ha cercato, no. Ok, non mi sentivo ragazzi, non mi sentivo sicuro perché con una semplice carta lui faceva scala. Quindi lui è un call station puro. Se te chiami, lui chiama. Se te molto probabilmente non aveva niente, o aveva forse aveva beccato la donna, non lo so. O cosa c'era, non mi ricordo già più. O il 9. Lui è call station puro. Se te chiami, lui chiama. Se te cerchi, lui cerca. Quindi è un giocatore dove possiamo levargli tanti soldi. Io purtroppo non ho spinto al turn. Forse ho anche sbagliato. Perché ragazzi, vi ripeto, io non sono il fenomeno di turno che vi insegna. Io sono semplicemente un amatore che ogni tanto si fa qualche partitella e che in passato si è fatto qualche partitella e ha fatto qualche torneo, ma poi alla fine che ho chiamato perché ho messo 3 per 20, quindi forse mi chiamava a guardarmi il flop per 3 centesimi in un piatto da 20, perché magari se mi usciva un qualcosa tipo scala potevo cercare di rubare i più soldi possibili. Io adesso esco perché non ho niente. È inutile ragazzi andarsi a vedere il turn, il river e non avendo niente. Lui questa puntata dei 10 la fa spesso. Io con asso 2 al flop non voglio ingrandire il piatto. Io chiamo perché con asso 2 io non voglio beccarmi l'asso, voglio cercare di fare scala o colore. Quindi lui ha messo 10. Per me il piatto si è messo abbastanza benino perché ho 3 quarti di colore. Io rilancio a 23, vediamo cosa fa. Mi fa call. Adesso le mie probabilità sono diminuite perché adesso è sceso il turn e le mie probabilità sono diminuite, quindi io qui posso fare anche un check, guardarmi l'ultima carta gratis. Non mi è sceso niente, lui potrebbe puntare, ma io a questo punto non avendo niente non ho motivo di far niente, quindi fold. Vedete che comunque io me la sono giocata, non ho speso tantissimo e comunque potevo avere la probabilità di levargli un bel po' di soldi. E
E anche se mi fosse uscito il colore, no, con lui avrei puntato. Avrei puntato con lui perché comunque so che mi avrebbe seguito. Con un altro che magari non segue così tanto, sarebbe stato bellino poter fare un check in bluff. Cioè, ovvero avere il punto, ceccare per fargli capire che mi arrendo, lui entrare e poi rilanciare. Con lui anche no, perché tanto ti segue qualsiasi cosa fai, quindi no, non c'era motivo. Se invece avete a che fare con uno che sapete che i soldi magari li scuce solo se al punto, solo se pensa di rubarti il piatto, potrebbe essere un'idea. In questo caso io l'ho tentata perché fondamentalmente avevo una possibilità di colore al flop già, quindi avevo turn e river per concretizzarlo. Ho puntato per vedermi il turn, per vedermi il turn e vedere se riuscivo. Al momento che non è uscito, la probabilità si è dimezzata perché da due carte ne era rimasta una e quindi niente. Comunque, vedete che comunque il poker ha una logica di fondo, non è mai casuale. Donna 2, bellissima carta Donna 2. Vediamo un po', lei rilancerà sicuramente. Poi ragazzi, io non so perché, questa è già lancia 11, no 15, 11. Ha settato il rilancio a 11, perché in realtà con 11 becca uguale che con 15 e risparmia quei 4 centesimi che nel lungo periodo fanno. Non è una cattiva idea. Qui 8-8, essendo in questa posizione qui, avendo foldato già tutti gli altri, io posso rilanciare se lui rilancia. Niente, non ho rilanciato io qui. Punto. Ma posso anche puntare 20, dai, voglio. Vediamo qua se mi viene. Allora, qui non è un flop cattivissimo perché il 2 non credo ce l'abbia, non credo sia venuto indietro con il 2. Facciamo 25. Niente. Qui o aveva il K fondamentalmente. Oh, asso asso. Dai, voglio rilanci e contro rilanci. Ragazzi, su. Qui ci gioco tutto lo stack, ragazzi. Rilancia, su. Meno metti 10, fai qualcosa, maledetto. Tia. Ne ha messi. No. E te li levo tutti. Oddio. E te li levo tutti. Non è venuto dietro. Peccato. Forse è un po' esagerato. Nella puntata, vedete, anche questo. Bisogna saper fare. Bisogna saper estrarre i soldi agli altri. Io lo volevo mandare all-in subito. Il prima possibile. Che delle volte non è nemmeno una cattiva idea. Ho cercato di ingrandire il piatto subito, quello va fatto, ragazzi. Perché più il piatto è grande pre-flop, più dopo è facile spillare i soldi. Forse se avessi suddiviso metà puntata al turn e metà puntata al river, può darsi che me li dava tutti. Non è detto, perché magari lui a 2,24 io puntavo 1 euro, 1 euro, 1,30 euro. Può darsi che lui non li metteva ugualmente, perché c'è persone che quando ci vedono che non li mettono più, non li mettono più. E potevo magari ripuntare un altro euro e qualcosa, 1 euro al river. Non è detto, però il fatto è, io ho tentato più che altro di incuriosirlo, nel senso,
Ci sono molte persone che arrivano avendo visto l'ultima carta, non sono più disposti a pagare, quindi può darsi che se io mettevo un euro al turno e lui lo metteva, poi arriva, aveva visto le carte, non c'aveva niente e lasciava. Quindi ho cercato di prendere tutti i soldi prima, in modo tale da lasciarlo con la curiosità di una carta, perché ci sono persone che pur di vedere l'ultima carta si giocano tutto. Delle volte funziona, delle volte no. Anche qui bisogna un po' sapere scegliere. E sono importanti queste cose, perché se riuscivo a levarli tutti sono 2 euro, che adesso 2 euro non ho. Qui foldiamo. Naturalmente, ragazzi, non andiamo, perché magari è un call station, non andiamo con carte beffarde così tanto per, perché poi dopo lo troviamo magari con KK, perché poi le carte buone capitano a tutti. Io qui rilancio e vado lì.